Sono qui che mi rigiro nel letto, gli occhi sbarrati, immobili. Ho esordito in Serie A con la maglia del Milan. Devo ancora metabolizzare. È solo una partita, ma ho realizzato il mio sogno. Forza Matte, riposati. Domani mattina c'è allenamento. A 6 anni era seduto lì, vicino ai campioni con la maglia del Milan. Un passaggio alla bancarella del nonno, al mercato e poi via San Siro. Primo anello arancio per ammirare da vicino il Milan di Ancelotti, Nesta, Maldini, Kakà, Shevchenko. Abbonamento al primo anello sempre presente nel taschino. Ma i gabbia oggi vedono esordire Matteo in Serie A al centro della difesa. Lo voleva da tanto. Tanto che nella sua prima intervista alla Lucchese, il mio sogno è sempre stato quello di giocare in prima squadra con la maglia del Milan e spero un giorno di ritornarci. Minuto 42, allungo di Kier che non ce la fa, problema muscolare per il danese. Scaldati presto, è il tuo momento, devi entrare. Ok, scatto come una molla, via scaldacollo e cappello in una mossa, via giaccone felpa. Parastinco sinistro, messo, parastinco destro, mi scivola, mannaggia, veloce, veloce, e poi il mio primo momento, il mio inizio grazie ai 4, vai di Sacchi, però è Gianluca di Macerata, non Arrigo da Fusignano. E qui, in questa corsa, vorrei capire quali pensieri correvano nella testa di Matteo, probabilmente solo concentrazione su quello che doveva fare. Lo sguardo di Brescianini racconta il sogno che vivono questi ragazzi, il desiderio di riuscire a fare quel fatidico primissimo passo. Forza, è solo un piccolo passo, è una grande occasione, è il mio momento. Al fianco di Romagnoli con quel numero sulla schiena, il 46 in onore della cara nonna, la signora Adriana. Un'emozione pazzesca, sono talmente emozionata che non ho finito di vedere tutta la partita. Speravo sempre che potesse andare avanti. È merito dei suoi genitori che è cresciuto così, è molto affezionato a noi. Una lunga trafila nel settore giovanile del Milan non è garanzia di arrivare nel calcio che conta, i sacrifici sono tanti per tutti e i tasselli del puzzle per comporre il quadretto della felicità sono difficili da incastrare. Matteo però ha intelligenza, personalità, abnegazione, umiltà ed educazione. Caratteristiche che si possono migliorare di poco, ma che pesano molto. Testa sul pezzo e voglia di lavorare. Chi arriva al massimo non può lasciare per strada questi pezzetti del quadro. Quanti pomeriggi dietro al pallone, quante sere sui libri, quanti compagni conosciuti, sfiorati, diventati amici, quanti no. Domani mi alzo presto, ho la partita. Cresciuto a Fagnano Olona, in provincia di Varese, muove i primi passi nel Fagnano Calcio, a 6 anni. Passando per Roncalli, Como e Lecco, prima di andare al Milan, a 14 anni. Una passione tramandata dal papà che aveva giocato a calcio, restando però tra i dilettanti. A 9 km di distanza, ad Orago, qualche annetto fa, un altro difensore esordiva nel Milan, il grandissimo Billy Costacurta. Inizia come centrocampista, ma se hai tempi di gioco ed intelligenza calcistica e letture, puoi trasformarti, grazie all'intuizione di Monguzzi nell'Under 17, in difensore centrale. Mediano centrocampista cambia poco, tanto che nelle nazionali giovanili, dall'Under 15 alla 19, ha sempre giocato come centrocampista, nonostante l'evoluzione rossonera. Antonio Rocca è il primo a selezionarlo, Zorato, Dal Canto, Nicolato e Baronio continuano a plasmare in nazionale, insieme ai vari tecnici del Vismara, il talento Matteo. L'esordio in Europa League, al posto di Locatelli, proprio da mediano, contro lo Scandia, la prima esperienza a Lucca nel professionismo, 30 presenze e un gol, il grande mondiale Under 20 in Polonia, chiuso con la finalina. Le ultimissime esperienze lo hanno visto protagonista nella difesa 3, prima di conquistare tutti nella tournée americana, aperta con i galloni da titolare contro il Bayern di Monaco. Fermi tutti, abbiamo gabbia, Matteo resta qui. L'esordio in Coppa Italia contro la Spal, ancora al posto di Kier, è stato il primo abbraccio con San Siro. Entra col numero 46 Matteo Gabbia. Questo, lo ripetiamo, è il primo passo. Ora torna a letto, Matte, continua a sognare. Se ti svegli sudato, sarà solo perché avrai corso 90 minuti con quella maglia che tanto ami. La sua passione più grande è sempre stato il pallone.